Con l'endodonzia si intende quella branca dell'odontoiatria che si occupa della terapia dell'endodonto, cioè lo spazio della polpa dentaria costituita da vasi e nervi. Quando i tessuti che circondano la radice dentale subiscono danni, l'intervento endodontico permette di salvare il dente. Solo a seguito di un'accurata diagnosi, l'odontoiatra provvederà ad elaborare una terapia o a programmare un intervento dedicato da parte dell'endodontista. Solitamente si ricorre ad un trattamento endodontista quando una lesione provocata da carie o altro trauma ha colpito in modo determinante il tessuto pulpare. L'eccessiva sensibilità al freddo può essere un sintomo della presenza di una carie, ma non è un indice univoco. La sensibilità al freddo può essere causata anche dalla scopertura dei colletti, la parte del dente più prossima alla gengive, per abrasione da uso scorretto dello spazzolino. Solo una periodica visita dal dentista permette la verifica sulla presenza eventuale di carie, in quanto i sintomi possono essere assenti. Le carie colpiscono indifferentemente denti sani o precedentemente curati o devitalizzati. In generale la sintomatologia dolce, salato e caldo, freddo se accompagnato anche da un dolore che perdura nel tempo, questo rappresenta un segno evidente della presenza di carie. Stai cercando l'endodontista più vicino a te? Cerca sul sito www.dentistasicuro.it oppure su www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.